amici, bentornati! Oggi facciamo degli antipasti con il pesce. Vi darò due idee. Credetemi, facilissime. Soprattutto la sera di Capodanno non devono assolutamente mancare. Andiamo a farli insieme e beato chi se li mangia! La prima cosa da fare, logicamente, è pulire i nostri gamberoni. Con un coltello vado a togliere con delicatezza tutto il guscio, lasciando solo la coda, parte finale. E sul dorso del nostro gambero vado a sfilare anche l'intestino, facendo un piccolo taglio sopra. Una volta aver finito, lavo un pochino, tampono con un foglio di carta assorbente, prendo la pasta sfoglia rettangolare e dalla parte più larga vado a fare dei listelli e lo avvolgo attorno al gambero, partendo dalla coda e lasciandola esterna. Finisco fino ad arrivare in fondo. Vedete, è molto semplice, un gioco da ragazzi. Li metto sulla leccarda da forno adagiandoli su un foglio di carta. Prendo un uovo e vado a spennellarli. E per terminare un'abbondante spolverata di sesamo. Inforniamo forno preriscaldato 200 gradi per 20 minuti circa. Una volta sfornati possiamo impiattarli su un piatto colorato con della insalata rossa e verde per dare un tocco di colore alla nostra tavola. Profumatissimi e soprattutto molto croccanti. Sono pronti per andare a tavola. Buon appetito! Passiamo alla seconda idea con delle capesante gratinate al forno. Tolgo la parte carnosa dall'interno, metto da parte e qui diciamo che bisogna togliere il filamento che sarebbe sempre l'intestino della nostra capesanta. Allora, qui c'è chi mangia solo la parte carnosa e c'è chi mangia anche la parte superiore arancione. A noi onestamente piace completamente tutta, anche la parte arancione. Potete decidere.
andiamo a pulirle, lavo le conchiglie sotto il rubinetto con l'acqua corrente. Lavo un po' anche la capesanta e tengo da parte. Nel frattempo preparo la panatura mettendo il pane all'interno del mixer, aggiungendo i pistacchi, il sale, aggiungo anche il pepe, e la scorza di un'arancia, la faccio a fettine. Metto tutto all'interno e faccio partire il mixer, trito completamente. Prendo la conchiglia ormai lavata ed asciugata e vado a mettere all'interno la mia capesanta. Una bella spolverata sempre di sale e di pepe non guasta mai, io lo uso veramente tantissimo in cucina, e vado a coprire il tutto con la mia panatura. Un filo d'olio e una noce di burro sopra, in modo che il pane rimanga gratinato ma morbido. Metto in forno preriscaldato 180 gradi per 12 minuti circa. Una volta sfornati, guardate come si presentano, sono molto raffinati.